Nell'episodio precedente raggiungo finalmente il Montenegro, che mi accoglie a sorpresa con una pista ciclabile. L'iPhone smette di funzionare, ma risolvo con una scheda prepagata. Qui trovo un mare splendido e dei prezzi finalmente onesti. Attraversamento in traghetto e nel mezzo della spettacolare baia di Kotor non vedo una buca e volo dalla bicicletta. Mi è andata abbastanza bene. Ma come si fa a non distrarsi davanti a un panorama del genere? Guardate cosa ho davanti. Buongiorno, bici pronta e mano gonfia. Direzione Kotor. Andiamo. Questo è uno di quei posti che lascio davvero a malincuore. Paesaggio incredibile. Mi dispiace non aver potuto salutare la signora del camping, ma questa mattina sono uscito abbastanza presto. A proposito, campeggio pagato 8 euro. Ciao Buca! Sembra un lago, ma è sempre il mare Adriatico. Fatico a mantenere il manubrio. Comunque, il Montenegro è pazzesco. Un paese che merita assolutamente una visita a parte. Le bocche di Cattaro sono una baia immensa, sovrastata da montagne di 2000 metri che cadono a picco sul mare. Vari sono i paesini che sto attraversando lungo queste strade strette. Ho l'impressione che qui il turismo di massa non ha ancora preso piede. Più avanti a Kotor sicuramente sarà diverso. Kotor, Cattaro in italiano, è una città e comune del Montenegro di circa 23.000 abitanti, situata nella Dalmazia meridionale sulla costa adriatica, in fondo all'insenatura delle bocche di Cattaro, alle pendici del monte Lovcev. Tra il 1420 e il 1797, Cattaro e la regione circostante appartennero alla Repubblica di Venezia e l'influenza veneta è ancora oggi visibile nell'architettura della città. Possiede un centro storico di epoca medievale che è tra i meglio conservati della costa adriatica, tant'è che è inserito nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Thank you.
ragazzi, Kotor è stupenda. Andiamo avanti, verso Budva. Ho deciso di lasciare momentaneamente la statale M1 per una strada più panoramica e meno trafficata. È salita. Porco cavolo. Lo sapevo, era in preventivo. È durissima. Ora svolta a destra su curva gomito. Curva gomito? Gomito? Mi è ferito il mio gomito. Ok. Guarda, guarda dove mi trovo. Quanta montagna devo fare? Ciao Kotor! Oggi 1400 metri di dislivello, almeno in ombra. Speriamo che esce da qualche parte. Non so più dove mi trovo. Ma dove mi trovo? Dove mi trovo? Dove si trova il nostro eroe? Oggi sto preferendo la salita. Ogni discesa è un colabrodo. Lungo le vie del Montenegro c'è un'enorme frana davanti a me. Finita. Ok ragazzi, sono tornato indietro, sto facendo una nuova strada, praticamente si riscende a valle. Speriamo bene. Ho chiesto una mela, me l'ha regalata. Avevo tentato di fare quell'altra strada proprio per evitare questo traffico.
mi tocca. Adesso direzione Budva o Budua. Budva è la classica città turistica di mare, simile a molte località della costa adriatica del nord Italia, con un bel centro storico e un bel lungomare attrezzato con vari locali, discoteche, bar, ristoranti. Ho notato prezzi molto economici, quindi ho deciso di fermarmi a pranzare qui. Sto faticando a finire questo piatto, veramente abbondante e molto buono. E raggiungerò a malapena le 10 euro. Bene amici, anche la giornata di oggi è volta al termine, un'altra avventura incredibile, esperienze su esperienze che si accumulano e sono veramente molto soddisfatto di quello che sto facendo. E domani è già ora di salutare il Montenegro. Entrerò in Albania.